Salve a tutti ed eccoci di nuovo. Allora, finalmente con la prima parte dell'inizio della mia carriera di critico videoludico, chiamiamola così. E dopo averci pensato per un po' di tempo, ci ho pensato sì e no per 2 mesi. Lo so che può sembrare un nome banale, ma penso che chiamerò questa rubrica, insomma, tutto questo mio progetto, Ma che vita da gamer. Nei commenti sotto il video fatemi sapere se il nome vi piace o meno, o se avete suggerimenti su come lo avreste voluto vedere. Sicuramente li prenderò in considerazione e vedremo. In questo primo video andremo a trattare una cosa recente, ovvero le uscite di maggio dei videogiochi, o meglio ancora, le uscite che io prenderò in considerazione a maggio dei videogiochi. Le uscite che prenderò in considerazione saranno prevalentemente tre. Allora, la prima di tutte, vabbè, prima di parlare singolarmente, elenchiamole. La prima sarà Star Oak per PlayStation 3. La seconda, Diablo 3 per il PC. E la terza, non so ancora se riuscirò a comprarlo, però spero di sì. Dragon's Dogma per la 360, anche se titolo multipiattaforma, ho preferito prenderlo per la 360, prenotarlo per la 360, perché è da veramente tanto tempo che la mia 360 è a digiuno di giochi e quindi. Vabbè, allora adesso iniziamo a parlarne nel singolo. Allora, Star Oak, esclusiva PlayStation 3. Seguito spirituale di Warhawk, sviluppato dai Santa Monica Studios, in uscita il prossimo 9 maggio, se non sbaglio. Alcuni prevedono l'11 maggio, però io penso di più che sia il 9, perché conosco la Sony e so che le sue esclusive escono sempre di mercoledì. E ne ho avuto più volte la conferma con cose come Resistance 3, Uncharted 3, Little Big Planet 2, eccetera, eccetera. Che cosa mi aspetto da questo gioco? Allora, innanzitutto devo dire che l'ho già provato in modo molto approfondito, perché la Sony, diciamo, mi ha fatto quale suo, in quanto suo utente caro e fidato, e diciamo che tra tutte le varie categorie di videogiocatori, il Nintendaro, il Boxaro, eccetera, io mi posso tranquillamente mettere sotto la categoria di Sonaro, boh, forse perché la PlayStation è stata la prima console per videogiochi che ho avuto, non lo so, può essere quella una ragione. Allora, dicevo, la Sony, probabilmente in quanto suo fedele seguitore, esiste? Si può dire seguitore? Bah. Seguace, scusate, bene, le castronerie dilagano su internet e io ne ho appena dato un contributo, che bella cosa. E faccio anche un classico, mi stringo la mano, bravo. Dicevo, la Sony, probabilmente poiché ho giocato veramente tanto al suo predecessore, ovvero a Warhawk, o forse perché sono un affezionato, ripeto, mi ha spedito sin dall'inizio della closed beta, mi aveva spedito un codice per parteciparvi. Quindi sin dall'inizio della closed beta, che, oddio, ora non mi ricordo esattamente quando è cominciata, non mi ricordo se a gennaio o a febbraio, forse a fine gennaio è cominciata, avevo il codice per partecipare alla closed beta. Ora, purtroppo la closed beta erano solamente due mappette morte dal sonno, però devo dire che ho avuto modo di provarlo in modo molto approfondito. Sì, quello che mi aspettavo da un successore di Warhawk, in parte anche meglio, perché comunque con tutte le migliorie che gli sono state apportate, e soprattutto il fatto, una miglioria rispetto a Warhawk è che Warhawk era sì militare, ma mi sembrava un po' troppo anonimo e un po' troppo mixato, nel senso che, voglio dire, ci stanno i militari, le due fazioni militari che combattono tra di loro, però figa, mi viene a trovare dei militari che combattono tra di loro usando jetpack, APC con scudi energetici, e
e strani velivoli d'assalto, insomma, non riesco a capire esattamente come dovrei catalogarlo questo gioco. Invece Star Hawk mi sembra già molto più concreto, perché dalla prova della beta e dai vari trailer, oltre ai fighissimi Hawk, che è veramente una figata pilotarli, e l'idea di avere un robot che si trasforma in... A parte che qua vediamo, nonostante sia stata fatta dai Santa Monica, vediamo sempre l'impronta della Sony, perché tanto per in qualcosa di giapponese ci deve essere sempre un fottuto robot. A parte questo, devo dire che, diciamo, cioè, il setting futuristico è molto azzeccato, e nonostante a me le cose futuristiche non piacciono molto. E la cosa strana, perché io sono un amante della tecnologia, ma i videogiochi tendenti alle cose futuristiche, giochi cyberpunk, quindi cose tipo Mass Effect, Deus Ex, non è che mi piacciono più di tanto. Devo dire che però mi ha lasciato sorpreso questo, perché oltre a questi Hawk abbiamo poi carri armati, overbike, che non ho avuto modo di pilotare di persona, però ho visto nel trailer, penso che sarà veramente una figata da pilotare. Insomma, staremo a vedere. Adesso mancano 2 settimane all'uscita del gioco, io l'ho già prenotato e, a dire il vero, ho prenotato tutti i giochi di cui andrò a parlare, e vabbè. Quindi ho sicuramente buone speranze in questo gioco e non pe penso che non verranno assolutamente deluse. Andiamo a parlare adesso del secondo gioco, Diablo 3. Diablo 3. Il mio computer dovrebbe dirgli grazie a Diablo 3. Credo che sia più di una decade che io non compro un gioco su disco per il computer, perché ok, ne ho comprati su Steam. Su Steam io di solito approfitto delle offerte del fine settimana, cose varie, dei giochi scontati, eccetera, o dei giochi free to play introdotti quest'estate, se non sbaglio. Però giochi su disco tendo a non comprarli, anche perché le esclusive PC sono veramente poche, di solito sono tutte MMO, e l'unico MMO che mi è mai interessato è stato Guild Wars, perché non si paga il canone. È una cosa che francamente non mi piace, è pagare il canone, per questo non gioco. Nonostante gli MMO mi piacciono un casino, tendo a non comprarli perché non voglio pagare canoni. Però l'avevo già detto all'inizio del 2012, che quest'anno per computer avrei comprato Diablo 3, anche se quella era ancora in forse, e sicuramente Guild Wars 2, sperando che esca entro la fine dell'anno. Non ho purtroppo avuto modo di partecipare né alla closed né alla open beta di Diablo 3, però ho letto e ho visto molte anteprime di siti famosi di videogiochi come multiplayer.it o spaziogames.it. E mi hanno lasciato sorpreso, cioè mi ha lasciato sorpreso un gioco di cui, cioè, sapevo qualcosa, ma non in modo molto approfondito. E mi è piaciuta, diciamo, questa sua semplicità contrapposta al tecnicismo, ovvero la semplicità, allora, già del fatto che rispetto agli altri MMO dove ti fanno personalizzare una madonna di cose nel personaggio, qui ci sia stato un belino da personalizzare, non ci sia veramente un belino da personalizzare, ti scegli il personaggio, se hai capito che sono genovese, sì, dalle ultime espressioni deduco di sì. Scusate, interruzione. Interruzioni video dovute al cellulare. Piccoli problemi, capitano. Anche un genio può dimenticarsi di mettere silenzioso. Genio, sì, hai appena detto una cazzata. Vabbè, andiamo avanti. Allora. Cosa stavo dicendo? Ah sì, dicevo, non c'è molto di personalizzazione. Ti scegli il tuo personaggio predefinito dalle varie classi. E perché mi ha attirato sostanzialmente questo videogioco? Perché, allora, innanzitutto premettiamo che io il genere hack and slash lo adoro. E non ho mai provato i primi due Diablo, questo è vero. Però, dopo aver letto le varianti prima, ovvero il fatto che fosse un hack and slash con questa semplicità, il fatto che poi siano state allestite, vabbè, che ci sia una cooperativa, ok,
online per me è stata già una vera manna, perché io la cooperativa la adoro molto di più rispetto alla competitiva. Nonostante questo, e a parte queste cose, ho visto tutti i tecnicismi che ci hanno messo in conto, perché non è un gioco hack and slash e basta. Perché allora, intanto si droppa una marea di loot, ovvero il tesoro che ti droppano i nemici. Poi c'è la Blizzard ha pensato bene di imbastire la casa d'aste. La casa d'aste, che gran figata! Cioè il fatto di poter mettere all'asta i propri oggetti. E soprattutto mi è piaciuto il fatto, se ho capito bene leggendo su internet, che questa fantomatica casa d'aste sia stata suddivisa in due parti. Ovvero ci sia la casa d'aste dove si possono comprare gli oggetti usando palanche vere, e la casa d'aste dove si possono comprare oggetti usando le palanche del gioco. Cosa molto furba, devo dire. Così almeno non c'è discriminazione. Vuoi usare i soldi veri? Hai i soldi veri da usare? Usa i soldi veri. Preferisci usare le gemme? Usa le gemme, oddio, non so quale sarà la moneta di gioco, ma mettiamo che siano delle gemme. Usa le gemme, perfetto. Oh, così non c'è discriminazione. Siamo tutti contenti. E via. Scusa. E inoltre un'altra cosa che veramente mi è piaciuto tanto è quando ho letto, a parte certe aree di boss, tutti i dungeon ogni volta che si affrontano verranno generati casualmente. Oh, che bello, fischia! Se c'è una cosa che mi piace in un videogioco che a mio parere aumenta di un casino la rigiocabilità, è il fatto che, appunto, in questo caso dungeon o chi per esso, vengano generati casualmente. Così soprattutto la gente non può fare gli sboroni e dire: oh, io conosco a memoria questo dungeon, te lo affronto in 2 secondi, oppure so tutti i segreti, so dove andare a pigliare questo, quello, eccetera. In questo modo ci sarà sempre, diciamo, un'esperienza nuova. Nessuno potrà sapere mai cosa aspettarsi. Sarà sempre, secondo me, una prova di abilità. Quindi, contando che non è da molto, che è da veramente tanto, tanto, tanto tempo che non compro un gioco per computer, e dopo che il mio povero computer è andato per un mese in convalescenza e sono stato costretto a usare il portatile di mia madre, devo dire che è veramente un ottimo modo per reinaugurarlo. Terzo e ultimo gioco del mese, Dragon's Dogma, in uscita, sviluppato da Capcom, e in uscita il 25 maggio, alla fine del mese. Quindi devo dire che inizialmente ero un po' scettico su questo gioco, perché cioè non ero molto convinto, perché mi sembrava un ibrido un po' tra Monster Hunter e un po' tra Dark o Demon Soul, però ho venuto piuttosto male. Non ero convinto, infatti ho detto, i video non mi lasciano intuire molto, ho detto. Quindi probabilmente all'inizio dicevo, non penso che tenderò a comprarlo. Invece, grazie a Dio, la Capcom ha rilasciato una demo che ho provato su Xbox Live giusto 2 o 3 giorni fa. Mi ero sbagliato seriamente. Questo gioco non fa schifo. Anzi, è una gran figata. E in effetti, non mi ero sbagliato sul fatto che era un'ibridazione un po' tra Monster Hunter e un Dark Soul, però c'ha tutto un suo perché di funzionalità intorno che devo dire che mi hanno sorpreso parecchio. Prima cosa, innanzitutto, la personalizzazione del personaggio. Devo dire che per la prima volta è uno di quei rari casi dove nella personalizzazione del personaggio sono riuscito a fare il perché io di solito i personaggi tendo a farli assomiglianti a me, ma come la maggior parte delle persone, penso. E devo dire che questo credo che sia, dopo tanti anni, il primo videogioco in cui io voglio fare me stesso e riesco a fare me stesso. Perché, si è sentito il beep, era un'email sul cellulare. Diceva, la prima volta che riesco a fare me stesso, perché allora, prendiamo altri giochi di ruolo che ho avuto. Allora, Mass Effect 2, anzi no, non cominciamo da quello che è la cosa più oscena, cominciamo un altro. Allora, Dragon Age 2. Mi ci sono avvicinato, ma non sono riuscito a farlo. Skyrim, sì, devo dire che è quello che si è avvicinato di più. Mass Effect, come dicevo prima, Madonna, Mass Effect. Allora, volevo ottenere una cosa, ho ottenuto tutt'altra. Allora, io sono un 17enne, insomma, non sono il dio della bellezza, però
Però insomma, cerco di non farmi, cioè non sono così cesso, non, e cerco anche nei videogiochi di non farmi estremamente cesso. Ora ditemi, come ho fatto, perché non lo so nemmeno io, come ho fatto su Mass Effect a creare, volendo fare una riproduzione di me stesso, a creare un cazzo di personaggio di mezza età che avrà avuto sì e no 50 anni. Come cribbio ho fatto? Non lo so neanch'io. Vabbè, quindi invece devo dire che su sto gioco al primo tentativo, usando Ravanando nelle varie possibilità di personalizzazione, sono riuscito a fare un personaggio che era che è, perché ce l'ho ancora salvato lì nella demo, è identico, spiaccicato a me. Un'altra funzione molto interessante di Dragon's Dogma è stata questa cosa che ho visto delle cosiddette dei pawns, le cosiddette pedine. So che suona malissimo, ma purtroppo è così. Le cosiddette pedine. Cosa sono le pedine? Allora, questo titolo non supporta totalmente funzionalità multiplayer. Supporta, diciamo, una specie di multiplayer asincrono, ovvero, allora, all'inizio del gioco, allora, permettiamo, stavo dicendo, le pedine sono degli accompagnatori. Potrai avere tre accompagnatori durante il tuo viaggio, solo che due li recluterai a caso nel mondo di gioco, a quanto ho capito. Uno invece lo creerai proprio tu. All'inizio del gioco ti verrà chiesto di creare la tua pedina fondamentale, che volendo mi è piaciuta molto questa interazione. Di solito a me il multiplayer asincrono non piace, ma questa interazione mi è piaciuta parecchio. Tu potrai prendere la tua pedina, utilizzando delle particolari pietre, spedirla in una sorta di etere, mondo parallelo, dove i giocatori del mondo potranno tranquillamente accedervi e pagando una somma in denaro, potranno usufruire dei servizi della tua pedina e ci guadagnerete entrambi, perché loro ci guadagneranno i servizi della tua pedina, che ovviamente se risulta potente sarà tanto riguadagnato per loro, che ci guadagneranno un buon aiuto e soprattutto penso la ricompensa delle quest, e soprattutto ci guadagneranno anche il fatto che e tu ci guadagnerai una madonna di volte in più, perché ti prenderai un po' di loot della missione che ha fatto la persona a cui hai prestato la pedina, un po' della ricompensa, un po' di esperienza, e soprattutto quando la tua pedina ritornerà da te, se per caso mettiamo io ho accumulato 10 ore di gioco e questa persona ne ha accumulate 20, quindi è andata già, mettiamo, nella caverna X dove io devo ancora andare, non sono andato, la mia pedina, essendoci già andata con lui, quando io ci sarò saprà darmi informazioni tecniche su come abbattere magari determinati mostri, che so, incontrerò un gigante alto 20 metri, mi saprà dire guarda che il punto debole è quello, oppure guarda che lo devi colpire con il ghiaccio, mentre andandoci io magari normalmente non l'avrei mai saputo. Quindi devo dire che l'ho trovata molto una figata questa cosa. Oltretutto è stato veramente bello poter usare l'editor di pedine per riprodurre, cioè penso sia bello per riprodurre i nostri personaggi preferiti, perché potremmo sostanzialmente essere seguiti da ogni personaggio che vorremmo. Spero che le pedine potranno essere create più pedine, di volta in volta potremo scegliere quale portarci dietro. Io nella demo ho creato la pedina della mia migliore amica e devo dire che è venuta pressoché identica. Ed era veramente, cioè è stato veramente divertente giocare alla demo e dire, oh guarda, guarda che gran figata, sono qua che tiro frecce mentre la mia amica fa magie di distruzione contro un grifone gigante. È stato veramente divertente. E quindi mi aspetto molto da questo titolo e aspetto la fine del mese e speriamo bene, ma penso che dopo aver letto che arriverà addirittura ci saranno oltre 400 missioni e si potrà arrivare ai 100 ore di gioco, penso che ne rimarrò soddisfatto. Va bene, e con questo chiudiamo la prima puntata di Vita da Gamer. Anzi, ho pure sbagliato il titolo. Chiudiamo la prima puntata di Ma che Vita da Gamer. E vado a intercambiare la batteria e dopo questo speciale passeremo alla prima e ufficiale video recensione. Ci vediamo alla prossima!